E buona primavera a tutti! È primavera! Le note di Vivaldi, la primavera. E oggi iniziamo così. L'undicesima puntata, 22 marzo 2020. Quanti due, quanti due, quanti due? 1 più 1, 2, 2, 2, 03, 2020. E ben trovati tutti quanti. Allora, innanzitutto, sotto le melodie meravigliose del grande compositore veneto, chiamato il Prete Rosso per i suoi capelli rossi, vi devo chiedere scusa per ieri, ma è stato un inizio di primavera, una giornata abbastanza particolare perché sono rimasto completamente isolato per ore, 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 ore. E mi siete mancati tantissimo! Mi siete mancati e mancati tantissimo. Ma la poesia viene sempre in aiuto e soprattutto la vostra vicinanza, il vostro affetto. E scusate se vi ho fatto stare in pensiero ieri, ma ero impossibilitato anche a avvisare la mia famiglia perché sono rimasto completamente isolato. Ma mi è servito capire quanto davvero siamo appesi ad un filo, ma grazie ai potenti mezzi anche dei social riusciamo lo stesso a sentirci più forti e più vicini. E allora, grazie, grazie a tutti voi, sempre numerosi nei nostri appuntamenti quotidiani. Oggi una domenica speciale con le note della primavera di Vivaldi, con questo profumo che si sente già nell'aria dalle nostre finestre. Avete visto la poesia che ho pubblicato questa mattina su Instagram? Questa luce che entra, un po' timida, ma ci conforta, ci suggerisce, l'infinito dialogo di che soltanto la luce riesce a darci da lassù. E ciao Virginia, ciao Ombretta, ciao a tutti, e grazie ancora dei bellissimi messaggi che mi avete scritto. Allora, oggi la puntata parte davvero alla grande. Grazie, grazie al maestro Vivaldi, che ringraziamo, nato a Venezia il 4 marzo del 1678, anche lui un pesciolino. E una frase celebre del grande compositore Vivaldi dice: "Se anche se quest'opera non piacerà, smetterò di suonare", e si riferiva a una composizione dell'Orlando Furioso, però è piaciuto tanto e piace tanto, anche se dopo la sua morte è stato dimenticato, come spesso accade, ma grazie a degli esperti di musica del XX secolo, Vivaldi è tornato a riessere ascoltato ed ha acquistato una popolarità e una celebrità a livello mondiale. Grazie, maestro Vivaldi, grazie. Allora, a proposito di storia, a proposito di Orlando Furioso, di mitologia, qui voliamo, amici miei, dritti dritti nell'antica Grecia, perché oggi voglio soffermarmi sulla figura di Seneca. Seneca che, ricordiamo, nasce in Spagna. Eh sì, perché il nostro impero romano all'epoca aveva delle colonie potentissime in tutto l'impero, e la Spagna era una di quelle. A Cordova, scusate, in Spagna, il 21 maggio del o forse 3 o forse 4 avanti Cristo, insomma siamo proprio al passaggio tra un millennio e l'altro. E poi morirà a Roma il 12 aprile del 65 d.C. E che vita ha avuto il grande filosofo, drammaturgo, politico romano, anche perché ha avuto delle avversità da parte di prima Caligola e poi Nerone, perché insomma invidiavano il suo carisma, la sua capacità, anche la sua mente così progressista, così avanti. Lui è, pensate, esponente dello stoicismo. Che cos'è lo stoicismo? È una corrente filosofica e spirituale improntata proprio sul raziocinio. Pensate all'epoca che c'era tutta questa exploit del paganesimo, mettere la mente di fronte al raziocinio è stato davvero molto coraggioso da parte sua. E questa corrente fondata, pensate, nel 300 a.C. ad Atene.
E proprio Atene, da Atene si svolge la Fedra di Seneca, che è stata la mia prima opera teatrale a cui ho preso parte. Avevo tra i 14 e i 15 anni, interpretavo Ippolito. Guardate un po', questa è la prima edizione, è un'edizione del 1980. Però ecco, io ovviamente debuttai alla fine degli anni 90 nel ruolo di Ippolito al Piccolo Teatro di Siena con la regia di Giuliano Lenzi, al quale mando un grande abbraccio perché è stato il primo regista che mi ha scoperto prima con La Fedra di Seneca e poi con Vigilanza Stretta di Jean Genet, altro testo bellissimo che poi vi andrò a riproporre nel corso delle prossime puntate. Sì, Ligia mi scrive tutto in viola, alla faccia della superstizione. Il viola è un colore che insomma in teatro non, ma dobbiamo vincere anche queste superstizioni. Allora, l'opera Fedra, qui pensate un po' che cosa accade. Siamo Atene e Fedra si innamora perdutamente del figliastro Ippolito. Lei appunto è sposa di Teseo. E cosa succede a un certo punto? Fedra tenta di avvicinarsi, di mostrare il suo piacere, si mostra a Ippolito, il suo sentimento, no? Ma Ippolito non ne vuole giustamente sapere, fugge imbestialito e al ritorno Teseo chiede a Fedra che cosa è successo e Fedra incolpa Ippolito dicendo: è stato lui che ha tentato di molestarmi. Al che Teseo, in preda alla furia, più delle furie, lancia una maledizione al figlio, povero figlio, e il corpo esplode in mille pezzi su ogni albero. Ma una volta che torna da Fedra, Fedra gli dice la verità. E quindi, disperato, Teseo cerca di ricomporre ogni parte del corpo del povero figlio Ippolito e castiga Fedra facendo gettare il suo corpo giù negli inferi. Allora, vi voglio regalare oggi, voglio iniziare questa puntata di primavera con i profumi, il cinguettio, veramente si sente nell'aria una cosa bellissima di meravigliosi sensi che si fondono. Intanto grazie, vi vedo numerosissimi in connection in questa domenica speciale. Tanti baci. Allora, andiamo di colpo appunto a Atene, il prologo di Ippolito. Io, 14enne, 15enne, fui messo dal regista Giuliano Lenzi sulle balaustre del teatro. Cioè, all'inizio si sentiva la mia voce in questo prologo e mi ricordo fu difficilissimo perché iniziare il mio debutto teatrale con la tragedia greca, quale impegno e quale compito gravoso, ma fu per me un'esperienza fantastica perché mi aprì la mente verso il teatro. E sentite cosa dice Ippolito: andate, circondate le selve che sono piene d'ombra e le altissime cime della montagna, cacciatori d'Atene. Perlustrate per ogni parte con il piede veloce i luoghi che si stendono sotto il roccioso Parneto e quelli percossi con onda impetuosa dal fiume che corre attraverso le valli di Tria. Salite sopra i colli che sono sempre bianchi di nordica neve, là sopra il monte Egaleo, dove sorge una foresta di alti ontani e si stendono i prati che Zefiro accarezza col suo soffio, portando la rugiada, suscitando le erbe della primavera. E dove scorre leggero l'Ilisso tra le magre campagne, come meandro per le sue pianure, pigramente toccando con acque infeconde quelle sterili sabbie. E voi, laggiù, per quel sentiero a sinistra, dove Maratona apre le sue gole selvose e dove le cerve puerpere con i teneri figli cercano i pascoli notturni. E voi, dove il duro monte di Acarne tempera il suo gelo esponendosi ai tiepidi venti del sud, e tu, sopra le rocce del dolce Imetto, e tu, nella piccola Fidne, c'è una regione che da troppo tempo è intatta. Là dove il Sunio preme le sue spiagge e dove il mare si incurva. Ma se qualcuno ama la gloria delle selve,
C'è File per lui che lo attende. È là che vive lo spavento dei contadini, un cinghiale ormai celebre per le molte ferite. Ma voi allentate guinzagli ai cani silenziosi e le corde frenino gli impetuosi molossi e i violenti cretesi con il collo spelato tendano le loro catene. E quelle di Sparta, una razza audace e avida di preda, tu legali prudente con un nodo più stretto e verrà il momento buono e le cavità delle rocce risuoneranno dilatrati. Ma adesso curvi giù con le acute narici, fiutino i venti e abbassino il muso e cerchino le tracce. La luce è ancora incerta e la terra. La terra, sì, la terra che è ricca di rugiada le conserva tutte le impronte segnate dalle zampe. E tu, piegando le tue spalle, trasporta quelle rade reti. E tu, questi intrecciati lacci e quello spauricchio. Le spaventi, le belve con lo splendido inganno delle sue rosse piume. E tu scaglierai il tuo giavellotto. E tu con l'una e l'altra mano punterai la tua lancia pesante di ferro massiccio. Tu in agguato le sniderai con le tue grida le belve, via in fuga. E tu, dopo la vittoria, con il ricurvo coltello estrarrai le viscere. Aiuta il tuo compagno, Vergine Santa, tu che regni sovrana nei luoghi inabitati della terra. Le tue frecce infallibili raggiungano le belve che bevono, le gelide acque della Rasse che balzano sopra l'istro di ghiaccio. La tua mano raggiunge i leoni della Getulia, raggiunge le cerve di Creta e che un più agile colpo le tigri maculate ti espongono il petto, ti espongono il dorso, i pelosi bisonti e gli uri feroci con le loro enormi corna. Tutti gli animali che pascolano nei campi deserti, quelli che vivono nelle preziose foreste degli arabi, quelle nelle povere terre dei garamanti, nelle vuote pianure dei nomadi sarmati, quelli che si nascondono tra le selvagge cime dei Pirenei o dentro le gole selvose dell'Ircania. Tutti, o Diana, hanno lo spavento del tuo arco. Se tu lo accompagni con la tua benedizione, il tuo devoto nei boschi, le sue reti afferrano e trattengono le belvi e le zampe non li spezzano. I suoi lacci e il carro che cigola riporta le prede e i cani hanno i denti rossi di molto sangue e la schiera agreste dei cacciatori ritorna alle sue capanne in un lungo corteo di trionfi. Ecco, tu mi proteggi, o Dea. I sagaci segugi emettono con i latrati il favorevole segno e già mi chiamano le selve e io andrò qui da questa parte dove una scorciatoia abbrevia il mio lungo cammino. E qua Ippolito inizia, entra in scena e affronta la grande tragedia che lo vedrà appunto protagonista con Fedra, Teseo e il coro, che è una presenza molto importante. E qui, per iniziare, con le parole di un grande, grandissimo drammaturgo, appunto filosofo, poeta, che è Seneca, siamo in un momento storico davvero, davvero particolare, nel quale, come si capisce, si evince dalla scrittura anche di Seneca, dal pensiero, è un momento nel quale l'uomo, in questo caso Seneca, invita a mettersi di fronte alla propria coscienza, no? Quindi mai come in questo momento è attualissimo questa dinamica del rapporto con se stessi, noi che siamo tutti chiusi nelle nostre case, stiamo facendo anche un lavoro di introspezione. E a proposito di introspezione, sempre restando in Grecia, e oggi è la volta, amici miei, di toccare le sacre sponde con un altro grandissimo poeta, stiamo parlando del mitico Ugo Foscolo. Foscolo che nasce nel 1778 e muore nel 1827. Nasce il 6 febbraio intorno al 1820, 1802 scrive
come dedicata alla sua amata terra, perché appunto rimaniamo in tema della Grecia, lui nasce appunto in Grecia, poi morirà appunto a Londra, e restando in tema, questa dedica straordinaria, cosmica, che fa Ugo Foscolo alla sua amata terra di origine, a Zacinto. Né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde, l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali, ed il diverso esilio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca, Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra. A noi prescrisse il fato, il lacrimata sepoltura. A Zacinto, Ugo Foscolo, e sempre di Foscolo, il sonetto che vi andrò adesso a recitare fu collocato da Foscolo all'inizio di questa raccolta di 12 sonetti composti da lui, raccolti, pubblicati da lui nel 1802, proprio all'inizio dell'Ottocento. E questi, qui siamo di fronte a una meditazione cosmica, come spesso accade per i grandi poeti, che hanno una capacità incredibile di entrare nel profondo dell'animo umano, ed è il confronto appunto con la parola, il senso più totale della morte. La morte che sembra quasi questa nostra società contemporanea non ci abbia voluto, come dire, non ci abbia voluto spiegare, no? Abbiamo sempre pensato di essere immortali, se invecchiavi avevi le operazioni chirurgiche per tornare giovane, tutto era cambiabile, removibile, trasformabile, ma guai a toccare la parola morte. C'era quasi un tabù, e invece ora siamo costretti, nostro malgrado, a capire, cercare di capire, a viverla ogni giorno, assistendo a una vera strage di esseri umani più o meno vicini a noi, e quindi questo è ciò che il momento ci sta facendo, ci sta sottoponendo, quasi a voler cercare di farci riflettere o faccio entrare nel vivo del significato più profondo della morte. Alla sera. Forse perché della fatal quiete tu sei l'immago. A me sì cara vieni, o sera. E quando ti corteggian liete le nubi estive e zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere in quiete tenebre lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi miei pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo, e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge, e mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge. Ugo Foscolo alla sera. E con questi due sonetti di Foscolo entriamo veramente in un capitolo storico, letterario, filosofico, nel vivo appunto di un'epoca nel quale l'uomo inizia a cercare quasi di razionalizzare i sentimenti umani, no? Siamo appunto all'inizio dell'illuminismo. Grazie a Anita Masetti, che
mi scrivi dei messaggi davvero splendidi, ti ringrazio di cuore e grazie Teresa. Allora, dopo Foscolo, oggi è il momento. Vi volevo ricordare che, pensate, Foscolo è sepolto a Firenze, nella Basilica di Santa Croce. Ecco. Quando potremo di nuovo tornare a passeggiare, a visitare, a fare le nostre visite culturali, capitando a Firenze, sarà interessante andare a vedere dove è sepolto questo grandissimo, grandissimo poeta. Vi ricordo di nuovo, lancio il mio appello quotidiano insieme al Boccherelli Home Theater, restate a casa, restiamo a casa, ma soprattutto se mai accada che uno debba uscire per fare la spesa o andare in farmacia, insomma, le strette cose di massima urgenza, rispettiamo gli altri. Mascherina, ho visto delle persone ieri che sono dovute uscire per risolvere delle cose senza mascherina, sbuffare nei negozi in fila, tossire, è una cosa veramente allucinante. Quindi mi raccomando, spargete voce, spargiamo voce. Assolutamente, se non ci sono le mascherine, in qualche modo l'importante è coprirsi, cioè si sente quando c'è rispetto del prossimo, no? Soprattutto in questo momento. Quindi adesso è il momento dello speteguless, il momento speteguless perché sapete il nostro capitolo dei rapporti epistolari, no? E oggi per voi ho trovato questa lettera del grande Giacomo Leopardi, che è il nostro beniamino. Il nostro preferito, no, sono tutti preferiti, eh? Tutti i figli sono belli a mamma sua, ma il nostro Leopardi, salutando anche la cara Alessandra Galamini, discendente della famiglia del Leopardi a Recanati, scrive alla dorata Fanny Targioni Tozzetti. E qui siamo di nuovo a Firenze, perché dovete sapere che nell'Ottocento, insomma, fine 7, primi 8, era molto diffusa la moda di creare dei salotti letterari, dei cenacoli, spesso le nobili famiglie, in questo caso la Tozzetti Targioni, che era ghiotta di autografi delle grandi star dell'epoca, che erano, non so, Vittorio Alfieri, piuttosto che appunto lo stesso Leopardi. E pensate che Leopardi, pur di conquistare la Fanny Targioni, le mandava tutti gli autografi che riusciva a raccogliere, senza poi sapere che il più grande autografo sarebbe stato il suo. A proposito, c'ho sempre qua, per la gioia di tutti voi, la lettera scritta all'infinito, scusate, la scrittura del grande Giacomo Leopardi. Questa è una copia che mi è stata regalata, un regalo bellissimo, perché potete vedere proprio la sua scrittura all'infinito, che poi magari tra qualche puntata lo posso anche recitare di nuovo. Allora, sentite, lui, Giacomo Leopardi, è innamoratissimo della Fanny Targioni Tozzetti, che però era sposata con tre figlie, sposata con un veterinario, comunque un medico fiorentino, ma ardeva dentro il suo cuore l'amore non corrisposto verso la Fanny Targioni Tozzetti. Siamo a Roma il 5 dicembre del 1831 e Leopardi scrive: «Cara Fanny, non vi ho scritto fin qui per non darvi noia, sapendo quanto siete occupata, ma infine io non vorrei che il silenzio paresse dimenticanza, benché forse sappiate che il dimenticar voi non è facile. Mi pare che mi diceste un giorno che spesso ai vostri amici migliori non rispondevate, agli altri sì, perché di quelli eravate sicura che non si offenderebbero come gli altri del vostro silenzio. Fatemi tanto onore di trattarmi come uno dei vostri migliori amici. Se siete molto occupata e se lo scrivere vi affatica, non mi rispondete. Delle nuove da me non credo che vi aspettiate, sapete che io abominio la politica, i miei amici si scandalizzano ed essi hanno ragione di cercare gloria e di beneficare gli uomini, ma io che non presumo di beneficare, che non aspiro alla gloria, non ho torto di passare la mia giornata disteso su un sofà senza battere una palpebra. E trovo molto ragionevole l'usanza dei turchi e degli altri orientali che si contentano di sedere sulle loro gambe tutto il giorno a guardare stupidamente in viso
questa ridicola esistenza. Ma io ho ben torto di scrivere queste cose a voi che siete bella e privilegiata dalla natura a risplendere nella vita. Giacomo Leopardi scrisse appunto a Roma il 5 dicembre del 1831 a Fanny Targioni Tozzetti, che poi, una volta che Leopardi morì, lei scrisse una lettera molto commovente e quasi si sentì in colpa, sospettando che uno dei motivi del suo consumarsi fu proprio questo amore non corrisposto. E qui appunto andiamo sempre, sempre, fino a che, vedete, oggi ho messo un po' di primavera qua. Lei si chiama Plotina, è la mia piantina. L'ho salvata da una... Stava per morire, ma sono riuscito a salvarla e adesso è qui, bella, viva e vegeta, che si sta riprendendo. Loro parlano, comunicano. Come sempre riesce a comunicare attraverso i suoi sonetti, William Shakespeare. E per voi, ti piaceva, Leopardi a scuola? Le parole di un uomo innamorato, quelle di Leopardi che avete appena sentito, ci scrive Teresa. Allora, l'amore si sceglie e spesso fa soffrire, come nel caso del giovane Leopardi, non corrisposto. Eh sì. Stavo poi leggendo Anita Masetti, che ha scritto una cosa molto importante. Ringraziamo tutti, sanità, medici, operatori, farmacisti, commessi dei supermercati, trasportatori, tutti, tutti che ci portano gli alimenti e i farmaci, tutti quelli che lavorano per noi, per i nostri anziani. Bravissima Anita. Ci uniamo tutti a questo tuo messaggio davvero importante. Allora, adesso voliamo sempre al nostro William Shakespeare con i sonetti che sono degli insiemi delle formule, quasi formule matematiche d'amore o formule di emozioni, perché sembrano fatte davvero con una precisione, sembrano degli ingranaggi perfetti. Sentite, sonetto numero 23. Come attore imperfetto sulla scena, che per paura nelle parte intoppa, o il furioso cui l'impeto in piena tanto sormonta da fiaccargli il cuore, l'amor mio oh, allora per me parlino i miei libri, i messaggeri muti del mio petto che amore implorano e attendono e dicono più della lingua che più e più espresse. Quel che amor tracciò in silenzio, accoglilo, perché udir con gli occhi è finezza d'amore. Sonetto 23. E non c'è 23 senza il 24. Mi s'è fatto pittore l'occhio, e in cuore la tua bellezza accolto e messo in quadro. Cornice è il corpo mio che la contorna, e in quanto all'arte prospettica è il massimo. Attraverso il pittore l'arte scorgi per trovare la tua immagine vera. Mi sta nel petto in bottega. Alla mostra sempre, e i tuoi occhi le finestre invetriano. Che servigio fa gli occhi agli occhi? Guarda, t'hanno ripreso i miei. I tuoi finestre mi sono al petto, e il sole si compiace insinuarvisi a contemplare te. Ma una maestria l'occhio non ha, la forma ritrae soltanto, non conosce il cuore. Che finezza il nostro William Shakespeare. Questi sonetti sono davvero dei vademecum dell'esistenza umana. Ogni giorno ci suggeriscono ci danno dei consigli anche su come affrontare la vita. Allora, il tempo di oggi è volato, volato, volato. Sarà l'energia della primavera, sarà la voglia di credere nella speranza in un mondo migliore, che tutto possa risolversi al più presto, come se ci svegliassimo da un brutto sogno. Intanto io sono qui ogni giorno a tenervi compagnia, a portare nelle vostre case, aprendo le saracinesche, le persiane delle vostre finestre. Io mi tuffo
nei vostri cuori per cercare di trasformare questo nero in bianco, in luce, in bellezza. Grazie Ombretta, grazie a tutti voi di essere stati in mia compagnia, vi voglio un mondo di bene, ci vediamo domani, ore 16 sulla piattaforma Facebook e vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Vincenzo Bocciarelli per vedervi le puntate precedenti. E poi sempre l'ospite a sorpresa nell'appuntamento di Instagram alle 19:30 con l'ospite special guest che andremo meglio a conoscere. Baci, abbracci, saluti da Plotina. Lei, vedete, vi saluta perché la natura, ricordate, ci parla e mai come in questo momento ci sta parlando. A domani, sempre con amore.